Atletica in festa al centro sportivo Stradivari di Cremona. Nell'occasione è stato eletto anche il nuovo consiglio provinciale della FIDAL con presidente Monica Signani. Spero vivamente di essere all'altezza di questo ruolo, anche se comunque la mia esperienza all'interno delle istituzioni della federazione è pluriennale, direi. Sono già stata presidente della federazione per 6 anni. Poi sono stata vicepresidente per 12 anni e poi sono stata consigliere regionale. Insomma, non sono una figura nuova all'interno dell'atletica provinciale. Come avete visto oggi, l'atletica provinciale però è viva, è molto viva. Soprattutto non solo come quantità, cioè non solo come numero dei ragazzi che partecipano alle attività, ma anche come qualità, come prestazioni. Abbiamo ricordato i campioni italiani, abbiamo ricordato i ragazzi che hanno vinto i campionati regionali a squadre. Insomma, l'atletica a Cremona in tutta la provincia è un'atletica che lavora bene, che ha grandi risultati e che è importante all'interno del panorama sportivo provinciale. Presente anche il consigliere regionale Giampaolo Riva, che ha sottolineato l'importanza della nuova pista di atletica, promettendo di portare a Cremona gare regionali e competizioni nazionali. L'assessore Zanacchi ha voluto ricordare quando nel 2019 aveva ricevuto una raccolta di firme da parte dei genitori dei ragazzi che praticano atletica a Cremona per chiedergli i lavori al campo scuola. Ora sono terminati e il 1° gennaio saranno consegnati alla Cremona Sportiva Atletica Arvedi, società che gestisce l'impianto. Nell'occasione, proprio il 1° giorno del 2023, ci sarà l'inaugurazione ufficiale, come ha ricordato una brillante Sveva Gerevini, che ha avuto il compito di coordinare le premiazioni.